Ragazzi, guardando la serie, che ovviamente è un adattamento di una serie norvegese, però io ho pensato, Pilar, a Phoebe Waller-Bridge, al suo Vabbè, io mi sciolgo, divento Phoebe. miele davanti a Quindi è te. stato un riferimento per te lei? Ho paura anche solo a nome, nel senso, per me è la serie più bella, più poetica, più tragica, comica, drammatica. Lei è, insomma, anche solo se ti è venuta in mente questa domanda, insomma, mi fa felice. Però, secondo me, lei l'accoppiamo a quel tipo di meraviglia e magari anche a questa serie, perché come ha beccato lei, quel senso di Inadeguatezza. inadeguatezza che ha una trentenne, che non sa dirti qual è la tua passione, qual è il tuo hobby. Normalizziamo questa cosa che non si sanno, non si hanno così tante certezze sulle proprie strade, sulle proprie passioni. Anche chiedere a una persona qual è la tua passione, qual è il tuo hobby, può mettere in crisi. Certo. Come l'ha raccontato lei, che per me è un idolo, un'icona, nessuno negli ultimi anni. E infatti è diventato un punto di riferimento per quel tipo di racconto lì, il racconto del, boh, non lo so. Vedremo che Poi è stata succede. una delle prime anche, diciamo, a fare Sì. questo Poi ruolo così, le vuoi protagonista femminile, bene, stupenda, sì. meraviglioso, quindi insomma, grazie anche solo per aver così messo la stessa domanda, la cosa. C'è un altro aspetto interessante che ho notato, Gianna tende a idealizzare il rapporto, dei suoi genitori, ma anche i suoi genitori come individui, per poi rendersi conto che in realtà sono fallibili anche loro. Credo che sia qualcosa di estremamente universale. Vi è capitato appunto anche a voi di rendervi conto di questo, che in realtà è qualcosa che alla fine, prima o poi nella vita, tutti i figli devono affrontare. Beh, io penso che la prima coppia che noi conosciamo nella nostra vita sono i nostri genitori. Il primo uomo, il primo rapporto con un uomo che io conosco è quello con mio padre e quello con una donna è mia madre. Quindi chiaramente la matematica dell'amore e della coppia ce la insegnano loro. Quindi poi sta a te scoprire, scontrarti, insomma, capire effettivamente che tu avrai un tuo modo, un tuo linguaggio di conoscere lei. Sicuramente li hai idealizzati, sei innamorata dell'amore. Però questa cosa qua la fa essere un po' confusa e quindi troverà il modo di Gianna di amare e il modo di Gianna di riconoscere gli uomini e le donne intorno a sé. Scoprire la fallibilità dei genitori è uno dei traumi di Sì. tutti noi qua. È incredibile quando scopri veramente che tuo padre non è quel supereroe, ma è un essere umano. È una cosa, appunto, secondo me in questa serie è molto ben raccontato questo rapporto. E Gianna sì, quando c'è quel confronto col fratello in Sì. cui dice, ma io non lo sapevo. È bellissima, è tanta roba, è Vero. bellissima, sì. E lei poi, cioè, Vedere un devo dire, sempre questa genitore cosa. piangere, penso che sia una delle cose. Io lo Sì, ricordo quello. perfettamente e tu pensi che no, tu non puoi, tu devi essere Sì, forte sei per un me. Ed è una supereroe. cosa che quando l'ho visto ho pensato, Pilar, perché pensi che quando tu avrai dei figli non ti verrà da piangere? Cioè, quindi mi ha molto. È un momento importante, Sì. Beh, quindi e succede a tutti e sbagliamo tutti, da figli e da genitori, secondo me. questa serie racconta anche della difficoltà di trovare il proprio posto nel mondo e mi è sembrato che sia attualissimo perché lo leggiamo continuamente, no? Nella cronaca, anche recentemente, sia del racconto di studenti eccellenti che si laureano in un battito d'oca di ciglia, ma anche di chi invece deve mentire e poi non ha il coraggio di raccontare che non è riuscito a superare quello step. Voi, come af avete affrontato, se l'avete affrontata, quella che io definisco una sorta di ansia sociale da prestazione? Io Vai, puoi andare. personalmente, io tantissimo, nel senso, poi quest'ansia appunto sociale ti porta a essere il primo giudice di te stesso, quindi quando vieni bombardato da quello che è il senso di giudizio comune, torni a casa e incominci a farti le domande come se fossi uno spettatore, quindi sto facendo la cosa giusta, ho lavorato bene oggi, ho portato a termine un compito, quindi sicuramente c'è tanta ansia da prestazione per certi versi. E poi anche c'è l'ansia delle persone, non so come dire, siamo talmente tanto abituati a filtrare tutto con uno schermo che poi effettivamente quando ti trovi in una situazione concreta dove hai bisogno di essere sincero, onesto, fai molta più fatica. Io leggevo un articolo recentemente in cui si parlava del fatto che dell'onestà con se stessi, una volta che tu spegni il telefono, dopo che hai visto tutto il successo delle altre persone, tutto quello che il mondo può offrirti e quello che a volte tu non ti senti di riuscire a raggiungere, quando tu spegni il telefono, effettivamente nel riflesso del telefono c'è la tua faccia e in quel momento lì tu hai la faccia delle due medaglie, quindi, cioè le due facce della stessa medaglia, quindi quello che è il mondo esterno e quello che è il tuo mondo interno, come ti senti tu in contrapposizione a quello che ti succede intorno. È sana per certi versi quest'ansia perché comunque ti stimola a una ricerca, a
Però non bisogna farsi sopraffare dalle domande. A volte bisogna semplicemente concedersi anche un fallimento, ecco. Io sento molto parlare di FOMO, che è una parola che secondo me è troppo vera, ed è la fear of missing out, no? La paura di perdersi le cose. Effettivamente tu non fai altro che vedere le vite degli altri e non ti concentri mai sulla tua, su quello che hai, ma su quello che hanno gli altri. E quindi questa diciamo società della performance, del successo, cioè ci viene dato questo mito. E una cosa che ho notato molto, io guardo molto TikTok, Instagram, mi diverte vedere quali sono i trend e capire cose, e io noto tantissimo questa cosa di life coach, tipo per se tu vuoi raggiungere i tuoi obiettivi. Io ogni mattina non sono andata a quella festa, ma mi sono allenato perché così avrò un fisico prestante, studierò 5 ore di notte perché così diventerò il primo amministratore delegato. Cioè c'è qualcosa di... Io le guardo e dico, oddio, ho paura. Cioè nel senso c'è qualcosa di malato in questa... Perché non devi per forza sognare il successo. Ci sono delle persone che hanno delle ambizioni di grandezza, wow che bello, delle persone che non ce l'hanno. E adesso sembra che tutti dobbiamo aspirare. Vuoi fare l'attrice? La più grande attrice? Magari no. Vuoi fare il calciatore? Vuoi fare il fisico? Cioè insomma, ognuno ha i suoi massimali, non so come dire, no? Ognuno ha il suo posto nel mondo, e secondo me riuscire a capire che posto abbiamo nel mondo ce lo insegnano solo gli errori che noi facciamo, cioè l'esperienza sostanzialmente. Perché uno si, diciamo, fa la domanda all'anziano, come appunto Gianna a Matilde, perché comunque tu in quella persona vedi una vita, e quindi dici, ok, tu l'hai fatta la tua esperienza, che cosa mi consigli? Ma anche lì è sbagliato, cioè consigliare, non lo so, io se avessi un figlio e mi chiedesse qualcosa, ovviamente gli direi, va bene, parliamo. Ecco, una cosa che manca, per esempio, come Nicola prima suggeriva, è il dialogo. Cioè noi ci portiamo un sacco di roba dentro e c'è poco questa condivisione. Questo, il social è deleterio in questo senso, perché è tutto molto facciata. Però appunto io gli direi, prova, vai. Certo, non prova a fare il salto con la macchina da ponte a ponte, da sponda a sponda, grazie, c'è sta il ponte dall'altra parte. Però io direi, prova a sbagliare, perché è quello che ci insegna a vivere sostanzialmente. Vabbè. Grazie mille. Grazie. No, scusami, hai detto una cosa bellissima. Papà, no, io pensavo al figlio, dice, cazzo, ma io sono scema, io piazza la cosa. No, ma è giustissimo. Grazie mille, grazie.